Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a fare un'escursione, un trekking abbastanza semplice, però serve per riprendere un attimo la mano e soprattutto il fiato per i trekking più impegnativi che faremo quest'estate. E in questo caso stiamo andando su al Passo Dante. È un passo sopra il tunnel che collega Pisa a Lucca ed è un posto abbastanza facile da raggiungere, ma che comunque dal punto di vista paesaggistico e fotografico, a parte i rovi che ci sono qua, è molto suggestivo, perché possiamo intravedere il mare e diverse isole come l'isola d'Elba, la Corsica e altre. Siamo arrivati al ristorante. Questo è un ristorante che sta proprio accanto al tunnel che porta a Lucca, e noi però non ci fermiamo e si continua andando sempre più in alto. Ci vorrà circa, penso, un'altra oretta, un'oretta e mezza per raggiungere la vetta. Siamo sul sentiero adesso. Questo qui è un sentiero molto semplice. Il problema è che se venite qua d'estate e siete in pantaloncini corti come sono io adesso, vi distruggete le gambe, perché qua è pieno di rovi. Con i rovi questo trekking non è proprio il massimo, perché mi si stanno bucando le gambe da quando sono partita. Poi ci sono gli insetti che rompono le balle. Però vi voglio far vedere una cosa adesso. Qua siamo più o meno a metà percorso. Sì, dovremmo essere a metà percorso. Guardate che panorama c'è. Wow. Guardate un po'. Che spettacolo. È in pratica come avere un terrazzo con questa magnifica vista. E invece ragazzi, cambio di programma, visto che sopra al Passo Dante comunque c'è la stessa vista più o meno che abbiamo da questo terrazzino naturale, mi sa che mi fermo qua e faccio un timelapse da questa zona, da questa zona che riprende questa vallata con le nuvole in movimento, visto che c'è un pochino di vento. Quindi provo a fare un timelapse del genere e vedo cosa ne esce fuori. Vi tengo aggiornati comunque. Ho appena impostato la Nikon, ho fatto partire il timelapse adesso, e il nostro intento per oggi è quello di fare il timelapse delle nuvole in movimento, visto che c'è un sacco di vento e che si sta alzando adesso, quindi un'ottima cosa fondamentalmente. E niente, ho fatto
ho impostato 500 scatti, adesso vediamo quanto tempo ci mette, al massimo interrompo un pochino prima. Comunque il nostro obiettivo è fare 500 scatti e poi vi aggiorno in corso d'opera. Sto scattando da ormai una quarantina di minuti, il timelapse sembra venir bene, ma non voglio gufarmela perché conoscendomi sbaglierò in qualche cavolata. E ora tempo, scatto ancora per un'oretta, perché sulle 6 scatto per un'oretta, fino alle 7 di sera, poi comincio a scendere perché alle 8 chiudono l'accesso al parco, all'anfiteatro che è giù alla partenza di questo trekking, e se chiudono io rimango bloccato dentro, quindi sarebbe meglio non farlo per questa volta. Sono quasi le 7, quindi è il momento di interrompere il timelapse. Adesso finisco questi ultimi scatti e poi si rimette tutto a posto e si comincia a scendere. Questo video sta per giungere al termine, se non vi siete ancora iscritti al canale vi consiglio di farlo per essere comunque aggiornati su tutto quello che faccio e sull'uscita dei prossimi video. Mettete like a questo, condividetelo e noi ci vediamo ad una prossima avventura. Ciao ragazzi!